Buonasera. Ringrazio molto il Presidente della Repubblica per la fiducia accordata alla mia persona con l'incarico di formare il nuovo governo. Intendo adempiere a questo compito con grande senso di responsabilità e di servizio verso il nostro Paese. In un momento di particolare difficoltà per l'Italia, in un quadro europeo e mondiale turbati, il Paese deve vincere la sfida del riscatto. Deve tornare ad essere, e deve essere sempre di più, elemento di forza, non di debolezza, di un'Unione Europea di cui siamo stati fondatori e di cui dobbiamo essere protagonisti. I nostri sforzi saranno indirizzati a risanare la situazione finanziaria, a riprendere il cammino della crescita in un quadro di accresciuta attenzione all'equità sociale. Lo dobbiamo ai nostri figli, dobbiamo dare loro un futuro concreto di dignità e di speranza. Mi accingo a questo compito con profondo rispetto nei confronti del Parlamento e nei confronti delle forze politiche. Opererò per valorizzarne l'impegno comune per uscire presto da una situazione che presenta aspetti di emergenza, ma che l'Italia può superare con lo sforzo comune. Le consultazioni che svolgerò saranno condotte con il senso dell'urgenza, ma con scrupolo. Ritornerò poi dal Presidente della Repubblica quando sarò in grado di sciogliere la riserva con la quale questa sera ho accettato l'incarico. Vi ringrazio. Posso fare la prima domanda al Presidente incaricato? Vorrei sapere per cortesia allora i tempi sono legati, i due impegni che sono stati ipotizzati, i nomi che sono stati fatti, non rispondono ancora a una realtà? Le voci che sono circolate, che io ho avuto poco tempo per leggere per la verità, ma mi dicono che ne sono circolate molte in questi giorni, attinenti ai tempi e ai nomi, sono voci di pura fantasia. Per quanto riguarda i tempi, ho già detto, opererò con il senso dell'urgenza e anche quindi saranno i tempi più brevi possibili, compatibili con il desiderio di fare un lavoro buono e solido. Professore, sarà entro questa settimana? Io penso che proprio per lavorare presto e bene, vi saluto e vi ringrazio molto per la vostra attenzione.